tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Via gli asciugacapelli e le panche per sedersi dagli spogliatoi della piscina. Protestano le mamme dei bambini, molti costretti a saltare le lezioni di nuoto. Partita la raccolta di firme per l'ospedale di Fano, in poche ore oltre 300 adesioni. Un ambulante si sente male durante il mercato settimanale, viene chiamata l'ambulanza che però prima di raggiungere il centro della piazza è costretta a compiere numerose manovre. Conto alla rovescia per la partita del cuore con la nazionale di calcio cantanti che scenderà in campo sabato prossimo allo stadio Mancini di Fano. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale Occhio alla Notizia. Questa sera apriamo il TG con la vicenda, i disagi per una trentina di bambini che oggi si sono recati alla piscina Dini Salvalai, che si trova nel quartiere di Sant'Orso a Fano, e hanno trovato gli spogliatoi praticamente senza più le panche per sedersi né gli asciugacapelli. Il motivo? La società che gestisce l'impianto li ha tolti in vista della scadenza del contratto, scadenza prevista per il 31 di marzo, dunque per domani. Alcune mamme però ci hanno contattato per protestare, soprattutto per la mancata informazione preventiva nei confronti appunto degli utenti. Vediamo. Io ho chiamato Fano TV perché abbiamo visto che oggi abbiamo portato i bambini in piscina come tutti i mercoledì e venerdì, e ci siamo accorti che praticamente manca di tutto: mancano le sedie dove potersi cambiare le scarpe, mancano i foni per potersi asciugare i capelli, mancano la metà delle panchine all'interno degli spogliatoi, e spero almeno che ci sia l'acqua calda per potersi fare la doccia dopo la piscina, insomma. E questa è una cosa altamente scandalosa, perché noi abbiamo pagato un servizio, abbiamo pagato una piscina funzionale. E questa è una vergogna per il comune prima di tutto, e poi anche per le persone che hanno preso in gestione la cosa. E per noi genitori non sappiamo più cosa dobbiamo fare. Abbiamo chiesto informazioni, ci hanno risposto soltanto: noi purtroppo non c'entriamo più niente, la vecchia società non partecipa più ai bandi, quindi non gli interessa poter mantenere le sue cose all'interno della piscina, e aspettate le nostre chiamate. Quindi noi dobbiamo recuperare dei corsi, dobbiamo aspettare che qualcuno gli dia l'input, e non si sa quando arriva, può arrivare fra una settimana come fra un mese, e quindi noi siamo tutti in balia di quello che deciderà il comune di fare. Questa dunque è la situazione e la protesta di questa mamma. Con noi c'è l'assessore allo sport del Comune di Fano, Caterina Del Bianco. Buonasera assessore, grazie innanzitutto di aver accettato il nostro invito per far chiarezza soprattutto per queste decine e decine di utenti che hanno così subito dei disagi in questi ultimi giorni. Ecco, perché è successo questo? Sì, ho tenuto importante essere qui stasera perché va spiegata alla popolazione i disagi che ci sono in questi giorni, che secondo me ci saranno anche nei prossimi giorni. E l'utenza poi della piscina non è solo questi numeri, ma si tratta di 2.000 persone a settimana che frequentano la nostra Dini Salvalai, quindi è importante seguire bene le vicende in questi giorni. L'attuale gestione della società Sport Management di Verona termina domani compreso, e la società attuale gestore di Verona non ha ripartecipato al bando, quindi ha pensato bene di cominciare lo smontaggio degli oggetti di loro proprietà, quindi le panche che citava la signora e anche i phon. Questo è un tema un po' a cavallo, perché sono comunque oggetti di servizio per mantenere la piscina. Comunque ho precisato con la società di Verona di mantenere il servizio assolutamente fino al giorno 31, cioè domani, perché la loro intenzione era di smontare un giorno prima, questo non l'ho permesso. Ecco, che cosa succederà però dal primo di aprile? Allora, dal primo di aprile io avviso già l'utenza che ci saranno dei giorni di disagio, quindi dei giorni di chiusura della piscina, perché è inevitabile con il passaggio di gestione che la società, che sarà il nuovo gestore della piscina, dovrà entrare, sistemarsi, rendere accogliente. Quanto tempo resterà chiusa la piscina? Io prevedo, ma sono cauta. È una previsione.
sicuramente il weekend è questo, dei primi di aprile, e già da lunedì 4, lunedì 5 avremo il nuovo gestore che, se sarà del centro Italia, ci metterà i giorni che ha necessità. E comunque c'è un bando che, sì, che è stato fatto, sono 4 le società che partecipano a questo bando, domani verranno aperte le buste e quindi si saprà chi è il vincitore, e quindi chi prenderà in gestione questa piscina. Poi ci affideremo alla velocità del nuovo gestore di rendere il servizio il prima possibile. Io però mi scuso notevolmente per i disagi, perché purtroppo i vari ricorsi al TAR del passato hanno portato la scadenza in piena attività sportiva il 31 marzo e con l'attuale gestore non c'è stata possibilità di valutare qualsiasi giorno in più, loro non avevano più piacere di continuare la gestione e quindi siamo in pieno cavallo d'anno, mi rendo conto, cercheremo di sbrigare le pratiche future nei giorni. Comunque ecco, diciamo che dal 1 di aprile la piscina resterà chiusa, poi si vedrà nei prossimi giorni, naturalmente vi terremo informati, poi basterà andare nel sito del Comune di Fano anche. Sì, useremo anche Fano TV assolutamente. E Fano TV chiaramente per gli aggiornamenti. Grazie, grazie Assessore Del Bianco. Noi andiamo avanti con il telegiornale. Ha preso il via nel centro storico di Fano la raccolta di firme per il referendum contro l'ospedale unico e la sanità privata. Vediamo. Sono quasi 300 le firme dei cittadini raccolte in sole 2 ore davanti a Palazzo Gabuccini nel centro storico di Fano. È iniziata questa mattina, infatti, la battaglia di 4 liste civiche fanesi, La Tua Fano, Possibile, Bene Comune e Fano a 5 Stelle, per dire no all'ospedale unico e sì alla riqualificazione delle strutture ospedaliere esistenti. In fila anche voi per firmare, quindi no all'ospedale unico? No, no all'ospedale, il nostro ospedale vogliamo noi. Quindi che vengano potenziati i servizi già esistenti? Sì, sì, potenziati i servizi che ci sono già, ma già vanno bene che così. Vanno bene, dai, non ci lamentiamo. Lei invece che cosa pensa della sanità? Io ritengo che Fano, una città di 70.000 abitanti, abbia diritto ad avere una sanità che funzioni. Quindi se abbiamo un ospedale cerchiamo di mantenerlo, di difenderlo. Quindi i cittadini insieme possono fare la differenza? Beh, io spero che ci sia anche la volontà da parte dei politici, insomma, di fare la differenza, di garantire comunque un servizio. La sanità è una cosa estremamente importante, è una delle prime cose che dobbiamo garantire a noi vecchietti, ma anche ai nostri figli e ai nostri nipoti. L'iniziativa ha riscosso un grande successo fin dalla presentazione del referendum, infatti la pagina Facebook aperta dalle forze politiche intitolata Io firmo per la salute ha già avuto 1.300 adesioni. Siete qui da pochi minuti e già avete raccolto decine di firme. Sì, guarda, sono molto soddisfatta perché i cittadini stanno rispondendo proprio alla grande. Comunque la forza di questo referendum è proprio contare sulla cittadinanza, visto che tanto la giunta non ci sente. Quindi insomma si chiede una sanità efficiente. Sì, una sanità efficiente, non privatizzata e accessibile a tutti. Per richiedere il referendum comunale dovranno essere raccolte 2.600 firme, cioè un numero pari a un decimo dei cittadini fanesi che abbiano compiuto 18 anni di età al 1 gennaio. Non ho capito perché dobbiamo andare all'ospedale di Pesaro, quando abbiamo tanto bene Fano che è bello, nuovo, ecco, ancora non si è capito il motivo per il quale bisogna fare questo spostamento. Lei immagino sia di Fano. Io sono di Fano, sì, sì. I cittadini fanno la differenza, però, perché l'unione fa la forza, siamo in tanti, eh? Anche perché poi l'ospedale che verrà nuovo ci verranno tantissimi anni, cioè, capito? Quindi andiamo avanti, facciamo questa spola. Fanno Pesaro, non vedo il motivo perché è sempre stato funzionale il nostro ospedale, anzi, diciamo, venivano da fuori per venire qua da noi a Fano. I prossimi banchetti fino al 30 aprile verranno organizzati sempre in corso Matteotti ogni mercoledì e sabato dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, mentre la domenica solo di pomeriggio dalle 16 alle ore 19. Viste le prime ore di questa raccolta firme, credete di poter arrivare alle 2006? 2006 entro la giornata o entro la settimana? Perché facendo così siamo già a 60 i primi 10 minuti, penso di superare alla grande. Forse dopo tanto tempo la gente inizia davvero a unirsi indipendentemente dal colore politico. Certo, beh, la cosa principale è quella, fare gente che si informa, che comincia a capire, che comincia a comprendere che è qualcosa di suo, che rischia di perdere, beh, sicuramente sì, se proprio non sono sciocchi è giusto anche che si muovano, e lo stanno facendo. Anche lei con la sua carta d'identità in mano è pronto a firmare? Sì. Mi trovavo di passaggio, ho visto la situazione,
Mi sono fermato a firmare. Come mai questa scelta? Anche lei vuole tutelare il diritto alla salute? Il nostro ospedale, sì. Per forza. Qui ci vogliono mandare tutti via. Che rimanga a Fano con tutti i servizi adeguati. Almeno con i servizi essenziali, almeno con i servizi prioritari. Anche lei cerca di sostenere questa battaglia? Ma certo, perché con i soldi dei contribuenti hanno ampliato, hanno modificato, hanno fatto tutto quello che volevano. Se doveva chiudere, perché hanno speso tutti questi soldi? Questa è una mia opinione. In più, una cittadina come Fano dobbiamo rimanere senza ospedale, perché? Perché dobbiamo andare a Pesaro? Io non ho capito il motivo. Per molte persone poi può essere anche difficoltoso raggiungere un'altra città. Una persona anziana come fa? È un caos. È il caos proprio, perché queste persone anziane così come fanno? Devono prendere l'autoambulanza? Non si gestiscono, qui sono due passi. E poi tutto l'entourage... Questa mattina è stato fatto un bilancio dei turisti in visita a Fano durante il periodo di Pasqua e sono diverse le strutture ricettive che hanno registrato un tutto esaurito. Non solo siti d'arte ma anche alberghi e ristoranti pieni. È positivo il bilancio stilato dagli operatori turistici durante il lungo weekend di Pasqua. Molti hotel, in particolare quelli nel lungomare, hanno registrato il tutto esaurito. E c'è anche chi non è riuscito ad accogliere ulteriori clienti. D'altra parte, invece, c'è chi ha preferito rinviare l'apertura della propria struttura ricettiva. È stato quel mordi e fuggi che ci ha portato alcune persone, però per noi è stata una formula negativa le previsioni. Le previsioni, quando la gente sa che c'è tempo cattivo con la crisi, non arrivano a Fano. Ma per fortuna la pioggia non ha guastato le festività e sia domenica che lunedì in tanti hanno affollato sia il centro storico che il lungomare. Qualche lamentela però non si è fatta attendere. Il maltempo della scorsa settimana infatti non ha di certo agevolato la città ad accogliere i turisti nel migliore dei modi. L'amministrazione comunale si era impegnata fin da subito a ripristinare Viale Ruggeri e la passeggiata Giovanni Paolo II a Sassonia. Ma le cose che potrebbero essere migliorate sono diverse, come ad esempio il decoro urbano, in particolare la vegetazione che cresce spontanea nelle aree del centro storico, ancora in cattivo stato. Inoltre sono le spiagge con cumuli di rifiuti e rami secchi, ma la maggior parte dei gestori degli stabilimenti balneari non eseguirà i lavori di manutenzione e di ripulitura prima di qualche settimana. Abbiamo sentito anche Sirolo, Numana, ancora hanno le spiagge in uno stato, Senigallia, in uno stato pietoso per il fatto della grossa mareggiata che c'è stata. Saremo pronti, io penso, fra 10-15 giorni, però ancora abbiamo tutto in fase embrionale perché il tempo è quello che è stato. Bisogna puntare sul sistema turistico continuativo. Non possiamo parlare di grandi progetti futuristici, ma un progetto realizzabile. Dare una bella visione sull'Idola, Sassonia, Torrette, perché non abbiamo ancora un lungomare decente. Un incidente che si è verificato martedì sera intorno alla mezzanotte lungo l'autostrada A14 all'altezza del casello di Fano. Un tir condotto da un 34enne di Napoli stava viaggiando in direzione sud quando per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia autostradale di Fano ha tamponato un auto articolato guidato da un 26enne di Bari. Il 34enne è rimasto ferito ed è stato trasportato dal 118 al pronto soccorso del Santa Croce, ma le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. L'autostrada è rimasta bloccata per circa 2 ore. Il ministro dell'istruzione Stefania Giannini domani sarà al museo del Balì a Saltara alle ore 18:30 per un incontro sul tema della scuola digitale. Il Balì è già partito infatti con un progetto pilota che utilizza proprio il digitale con la possibilità di utilizzare i telescopi e di usufruire di un esperto direttamente da scuola solo grazie ad un collegamento internet ed una lavagna interattiva. Intervento del 118 intorno alle 13 di oggi in piazza 20 settembre a Fano per prestare le cure ad un ambulante alle prese con fortissimi dolori alla schiena. Come riferisce il sito del Resto del Carlino,
Nonostante l'assunzione di un antidolorifico, l'uomo ha continuato a stare male, tanto da dover richiedere l'intervento di una ambulanza. Ci sono voluti però una ventina di minuti e numerose manovre da parte dell'autista prima di raggiungere l'esercente al centro della piazza e prestargli le prime cure. Un episodio che ha sollevato perplessità e anche alcuni dubbi sugli spazi e la disposizione delle strutture in dotazione agli ambulanti, alle bancarelle, e soprattutto sulla sicurezza per gli operatori dei mezzi di soccorso che devono operare nei giorni di mercato settimanale. Venerdì debutta al Teatro della Fortuna di Fano Venere in pelliccia, lo spettacolo con Sabrina Impacciatore e Walter Malosti, che andrà in scena in anteprima nazionale venerdì 1 aprile alle ore 21, con replica sabato e domenica 3 aprile. Sarà possibile incontrare l'intera compagnia il 2 alle ore 18, sempre al Teatro della Fortuna. Importanti riconoscimenti per le società di pallavolo marchigiane. Questa mattina sono stati celebrati in regione i 70 anni della Federazione Italiana di Pallavolo e i 50 anni della Serie A marchigiana. Tra le società premiate anche la Virtus di Fano e l'APAV di Lucrezia Calcinelli per i 25 anni di attività nel campo appunto della pallavolo. Alla cerimonia erano presenti Franco Brasili, presidente FIPAV Marche, Fabio Sturani, componente della Giunta Nazionale del CONI e delegato del presidente Ceriscioli per le politiche dello sport, e Germano Peschini, presidente del CONI Marche. E fervono gli ultimi preparativi per la partita di beneficenza che sabato vedrà scendere in campo allo stadio Mancini di Fano la Nazionale Cantanti e i Campioni per la Ricerca. Ultimi ritocchi allo stadio comunale di Fano, dove c'è una grande attesa per la partita di sabato 2 aprile che vedrà sfidarsi dalle ore 15 la Nazionale Italiana Cantanti e i Campioni per la Ricerca, una squadra rappresentativa di personaggi locali e nazionali del mondo della cultura, dello spettacolo e dell'informazione. Gli organizzatori fanno sapere che sono già stati venduti ben 3.500 biglietti. Sabato scenderanno in campo anche tantissimi volontari. Sì, è vero, oltre all'aiuto degli sponsor noi non ce l'avremmo assolutamente fatta se non avessimo l'appoggio dei volontari. I volontari che vengono da altre realtà associative che sono qui di Fano e dintorni, come l'Avis, la Protezione Civile, l'Associazione Nazionale Carabinieri, la Proloco. E saranno all'incirca un centinaio? Ma forse anche più. Dove è possibile acquistare i biglietti? Sono ancora aperti solo pochi punti prevendita, qui a Fano, al Caffè Centrale, da Prodi Sport, al Bar Mary in piazza, alla gelateria Bonbon. Però da domani pomeriggio apriremo la biglietteria dello stadio, che poi sarà aperta fino a sabato e fino a tutto il primo tempo. E come testimonia un video pubblicato sui social network, i protagonisti si stanno preparando ad allenarsi per il suo debutto con la maglietta numero 8 e anche la giovane cantante di Asti, seconda classificata all'ultimo Sanremo Giovani. Che è venuto bene. Ciao a tutti, sono Chiara Dello Iacovo e sono la prima donna che indosserà ufficialmente la maglia della Nazionale Cantanti, perciò vi aspetto tutti per il mio debutto il 2 aprile a Fano, che è la giornata tra l'altro mondiale per l'autismo. Giovedì sera invece farà il suo arrivo a Fano per promuovere l'evento il rapper Moreno, salito alla ribalta nel 2013 per aver partecipato al talent show Amici di Maria De Filippi e dove si è aggiudicato il premio della critica giornalistica. Quello di sabato invece sarà un pomeriggio di sport e di spettacolo dedicato a tutti. L'intero incasso dell'evento, intitolato Fano per la vita, sarà interamente devoluto a due organizzazioni locali. Una di queste è l'Onfalos Autismo e Famiglie, che ha l'obiettivo di costruire in città un centro diurno e residenziale per i ragazzi autistici denominato la Casa di Legno. La nostra zona fortunatamente è dotata di un centro autismo all'interno della neuropsichiatria infantile e quindi diciamo siamo tra virgolette fortunati, perché ovviamente abbiamo un punto di riferimento non indifferente, visto che in Italia è un centro di eccellenza. Di quante persone si parla all'incirca? Allora, pensi che noi siamo partiti con un progetto regionale che comprendeva 8-10 bambini e siamo arrivati a un 250. Altra parte del ricavato sarà destinato a un progetto promosso dall'associazione Adamo Onlus, che si occupa di malati oncologici e che vorrebbe ampliare il team medico infermieristico e acquistare un'automobile per svolgere le attività domiciliari su tutto il territorio dell'area vasta.
abbiamo bisogno appunto di introiti economici per poter sostenere tutte le spese, in quanto il nostro team medico-infermieristico è comunque un team che va pagato regolarmente con le tabelle nazionali e quindi va di tutto rispetto. E noi siamo qui con l'Onfalos proprio perché crediamo che la qualità della vita anche in fase terminale va tutelata, va sorretta e va decorosamente aiutata. C'è stata anche una grande collaborazione per l'organizzazione. Devo ringraziare i genitori dei bambini, devo ringraziare il gruppo anche Adamo, Onfalus, che sono veramente impegnati, perché organizzare una partita del genere non è assolutamente facile, quindi per alcuni sarà stata sicuramente la prima volta, ma veramente una squadra speciale, un gruppo molto molto affiatato, quindi sono io, credo che a questo punto devo ringraziare loro per questa opportunità, perché ho veramente incontrato persone fantastiche. Questa era l'ultima notizia, il telegiornale finisce qui, grazie per essere stati con noi, arrivederci.